Ad oggi Apple vende differenti prodotti per differenti tipologie di utilizzo. Infatti, proprio oggi Apple vende iPhone per quel daily usage, quindi quell'utilizzo quotidiano che richiede sì una prestazione elevata, ma anche una buona fotocamera, un buon microfono, un buon processore e un buono schermo. Se poi tu sei una persona che ama la parte desktop, quindi il computer di Apple, potresti acquistare un iMac se vorresti un computer fisso con un bello schermo, bello grande. O se sei una persona un po' più, diciamo, on the road, potresti provare a comprare un MacBook Air. O se sei una persona che crea molti contenuti, comprare un MacBook Pro. Ma se sei un attento spettatore, avrai notato che non ti ho parlato di una specifica categoria di prodotti. Di cosa sto parlando? Di iPad. E perché sto citando proprio iPad in questo istante? Perché secondo me, secondo la mia attenta teoria, l'iPad è quel dispositivo che vale più di tutti quanti, ma che ha bisogno di uno spazio più concreto per essere tirato fuori. Dunque, cosa dice questa mia teoria? Beh, che esistono due fette di pubblico differenti. Nel senso, se tu sei una persona che è molto creativa, che crea dei contenuti, sei un prosumer, ovvero creatore di contenuti. Se invece sei un dipendente pubblico, uno studente o uno che guarda Netflix dalla mattina alla sera, beh, sei un consumer, ovvero quello che fruisce dei contenuti che il pro. Ma tutto questo cosa c'entra con iPad? Beh, c'entra. E come se c'entra? Questo perché se tu sei una persona che appartiene alla prima categoria, ovvero ai consumer, coloro che forniscono dei contenuti, è importante che tu compri o un iPad 9 o un iPad di decima generazione. Quegli iPad più basici, oppure se sei una persona molto on the road, un iPad mini può fare al caso tuo. Se invece sei una persona molto più creativa e quindi sei un prosumer e non un consumer, è importante prendere un iPad Air che consiglio a tutti. Se sei invece un prosumer, quindi una persona che crea contenuti in modo molto spinto, perché magari ti piace creare contenuti sempre all'avanguardia e con grafiche molto pesanti, beh, allora potrebbe essere il caso di comprare un iPad Pro, quindi un iPad di classe professional. Spero dunque di averti, anche se in minima parte, ma aiutato nella scelta dell'acquisto di un nuovo iPad. Io, come sempre, sono FederArt. Se ti iscrivi al mio canale, mi fai un favore. Se clicchi qua in basso, se stai vedendo questo video tramite Shorts, non lo so, potrai cliccare un altro video e accedere a un altro contenuto. Un salutone e noi ci vediamo, come sempre, in un solito prossimo video.